dimostrare come il problema della violenza non si è ancora risolto. È stata un'occasione per attirare l'attenzione e dimostrare la necessità di un cambiamento culturale di fondo, nel linguaggio, nell'immaginario sulla donna, nelle abitudini quotidiane, nel lavoro, nella scuola e nell'approccio del problema della violenza, insomma in tutto. Una situazione che in questo momento viene avvertita profondamente dalle donne italiane che vivono in un paese che non ha ancora firmato la Convenzione Europea per la Prevenzione e la Lotta alla Violenza contro le Donne, che si è svolta a maggio a Istanbul e che è già stata sottoscritta da 16 paesi. Vi ringrazio tutti per la vostra pazienza e ci aggiorniamo per la prossima volta.